L'aggregazione che genera valore. La provincia di Chieti raccoglie la sfida energetica che oramai da qualche tempo affligge famiglie e imprese. Il convegno a cui hanno partecipato soprattutto amministratori, ma aperto anche ai cittadini, è stato un primo passo proprio per conoscere e approfondire le opportunità in materia di conto termico e comunità energetiche. Il conto termico, dotato di fondi nazionali annui pari a 900 milioni, di cui 200 destinato alle pubbliche amministrazioni, incentiva l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Si parla di comunità energetica invece quando alcuni soggetti scelgono di dotarsi di infrastrutture per la produzione, il consumo e lo scambio dell'energia che permette la riduzione dei costi in bolletta e un generale miglioramento ambientale. Sentiamo il presidente della provincia, Francesco Menna. A che punto siamo? Ci sono persone private, appunto, ed enti pubblici che rispondono a questi criteri di efficienza energetica? C'è un grande fermento, un grande dibattito, una grande voglia di fare. Ci sono aziende private che sono all'avanguardia, hanno una grande capacità di interagire con il pubblico e con le famiglie e quindi di destinare al pubblico e alle famiglie la possibilità di produrre energia in maniera pulita e soprattutto di non inquinare, che è quello che ci interessa tra le altre cose. La realtà della provincia quindi è una realtà che si sta allineando, si è allineata a quella delle altre province italiane. Il dibattito serve affinché col dialogo, con il confronto si possa fare sempre di più, sempre meglio. Il sindaco di Miglianico, Fabio Adezio, ha raccontato l'esperienza del suo comune, premiato nel 2020 per l'efficienza energetica e la sostenibilità. In 4 anni, grazie al conto termico, ha ricevuto 700.000 euro per opere pubbliche. Noi abbiamo reso in classe energetica A1 e A2 le nostre 3 scuole e il municipio e la palestra scolastica in classe energetica NZEB, cioè l'ultima classe, il Nearly Zero Energy Building, edificio energia quasi zero. Il GSE per questo ci ha premiato. Quanto si può risparmiare? La prima cosa che dobbiamo fare è cercare di rendere efficienti i nostri involucri e i nostri processi produttivi, perché è inutile pensare che l'energia debba costare sempre meno. La prima cosa da fare è avere edifici che non siano energivori. I nostri sono passati ad avere un consumo pari ad un quarto del fabbisogno iniziale, quindi insomma si può fare, ovviamente c'è da lavorare, ma siamo qui apposta.